Aper idea. Piccoli pensieri per cominciare. Di Padre Gaetano Piccolo. Una produzione Radio Più. Siamo veramente liberi? Quando ci troviamo davanti a diverse possibilità, magari anche tutte buone e appetibili, sperimentiamo la fatica della decisione, cioè proprio il peso della libertà. Abbiamo paura di sbagliare, preferiamo non correre rischi, vorremmo sapere esattamente quale sia la scelta migliore. Eppure nella vita non ci è mai dato di spogliarci del peso della libertà. Anche quando ci sentiamo costretti, braccati, quando ci sembra che non ci sia via d'uscita alle situazioni della vita, facciamo l'esperienza della mancanza di un bene prezioso come la libertà. A volte la libertà sembra metterci davanti a un abisso senza fondo, ci prende la vertigine di fronte alle possibilità che si aprono davanti a noi. E per questo, nel racconto della leggenda del grande inquisitore che troviamo nei fratelli Karamazov e Dostoevskij, quell'enigmatico personaggio che l'inquisitore accusa Cristo proprio di aver lasciato l'uomo in balia del grande peso della libertà. Cos'altro avrebbe potuto fare l'uomo ritrovandosi tra le mani tutta quella libertà se non soccombere e sbagliare? Anche diversi film hanno riflettuto sull'enigma della libertà, quasi a voler esprimere la paura dell'uomo di essere libero. Per esempio, in The Truman Show, il protagonista scopre alla fine di essere dentro un reality. Ha vissuto senza saperlo dentro un set cinematografico costruito di proposito intorno a lui. Non è una sensazione insolita, a volte ci prende la paura di non essere realmente liberi, come se qualcun altro avesse costruito per noi un palcoscenico e un copione da recitare. Potremmo pensare, per esempio, anche a Matrix, in cui appare proprio la provocazione del peso della decisione, l'alternativa, quella lotta tra bene e male che sembra sottesa e implicata nella libertà. La libertà però non è solo libertà di scelta. Essa è prima di tutto una libertà, diciamo così, essenziale, cioè la percezione di sé come esseri liberi, la libertà da ogni costrizione. Essere liberi è la condizione della libertà di scelta. La libertà rischia però di diventare vuota se non ha un fine. La libertà si qualifica nella misura in cui è una libertà per qualcosa o per qualcuno. Martin Buber diceva infatti che la libertà è un fecondo punto zero, e cioè un punto di partenza che non può essere fine a se stesso. Sperimentiamo il valore della libertà quando la mettiamo a servizio di qualcosa. È il fine che fa emergere la potenza della libertà. Per questo sempre Buber dice che la libertà è un ponte, non una dimora. Ci serve per andare da qualche parte, non per rimanere oziosamente in essa. Ogni essere vivente, ma l'uomo in particolare, è veramente libero perché ha la capacità di adattarsi all'ambiente in cui vive. L'uomo è libero perché in qualunque situazione, anche nello spazio angusto di una prigione, può decidere cosa farne, può scegliere come vivere. L'uomo è quindi veramente libero perché può sempre decidere di se stesso. Questo non significa che abbiamo sempre a disposizione tutte le possibilità che vorremmo, ma che il modo di vivere in qualunque situazione possiamo sceglierlo noi. Ovviamente tendiamo a sottrarci a questo compito, preferiamo abdicare alla nostra libertà perché è faticosa, ma in questo modo rinunciamo a vivere pienamente la nostra umanità. Vorrei proporre un esercizio per continuare a pensare su questo tema. Per esempio, potremmo pensare a cosa ci blocca nella nostra vita, cosa ci pesa, e provare a decidere come potremmo affrontare diversamente quello che ci pesa o ci blocca, come potremmo affrontarlo diversamente da come lo stiamo vivendo adesso.